Salve Bob YouTube, bentornati, siamo sempre qui al sesto, a questo punto, appuntamento del nostro Let's Play, della nostra Blind Run a Odalus. E torniamo alla location di due puntate fa. Mi dispiace se nell'ultima location, magari nell'ultima puntata, vi ho fatto girare un po' vuoto, ma effettivamente io sto esplorando il gioco per la prima volta, quindi non so dove andare, cosa fare, come si risolvono situazione, come esplorare, quindi qui c'era questo che prima non l'avevo visto, però non c'è nulla che possiamo fare. Fuoco non fa niente, questo non fa niente, questo non fa niente, vabbè, anche qui. E se vado giù di qua, bluff, vedi che non si moriva andar sotto. Beh, però vedi, ho qualcosa imparo, però qui c'è un timer, quindi vuol dire che muore, stile Sonic. Quindi si può andare. Cavolo, ecco. Aspetta. Forse si esplorerà meglio sott'acqua quando si avrà un power up che permetta di respirare. Intanto io non saper leggere e scrivere. Accendo il point. No, qui a parte quei blocchi che non si rompono, non vedo altre vie di fuga, quindi ecco, questo io lo odio. Oh, però interessante, vedete com'è bello esplorare questo gioco? Si capisce che le armi secondarie sono funzionali a uccidere dei nemici in particolare. Magari uccidono anche questi cosi qui, no, adesso non voglio provare, tanto non ho necessità di ucciderli. Però mi ne becco, me ne prendo altre due, visto che sono così utili queste lance. Ecco, vedete, perché ad esempio se attacco lui, ci vogliono due colpi per ucciderlo con le lance. Mentre se ci do le lance le uso contro quei vermoni d'acqua, muoiono subito. Però se quei vermoni d'acqua li colpisco con, scusate, è svenuto, ecco, li colpisco con la mia spada, ci vogliono due colpi. Quindi effettivamente le armi secondarie sono funzionali per uccidere determinati nemici. Interessante questo. Quindi bisogna proprio affrontare i vari nemici in maniere diverse a seconda del nostro equipaggiamento. Cioè no, sì, insomma, a seconda dell'equipaggiamento che abbiamo. Queste zanzare sono terribili, cioè ti ammazzano nel giro di pochissimo. Cioè non puoi prendere danni da loro perché sono veramente... Allora, aspettiamo. Ecco, vedi, si ammazzano anche bene questi con quello, perché la corrente ti trascina via, quindi a ucciderli con la spada è molto scomodo, molto difficoltoso per... Aspetta. Però devo capire che... Ecco. Perché uccidere con la spada è molto difficoltoso perché hai la corrente che ti trascina via, quindi è più difficile. Però con la lancia no, perché la lancia arriva a distanza, logicamente. Qui non riesco a colpire. Faccio sempre colpire da lui. Poi lì c'è anche uno scrigno che attualmente non riesco a raggiungere. Forse più avanti ci sarà un... Lo odio. Forse più avanti ci sarà una sorta di power up per saltare più in alto. O forse ce la faccio, aspetta. No. No, scusate, ho sbagliato. Faccio l'ultimo tentativo, No. Un selvaggio, però effettivamente secondo me è quello scherzo. No, maledetto. Vabbè, andiamo avanti. Vediamo. È difficile, però anche questo lo uccidiamo con un colpo solo di lancia, vedi. Bravo! Dai, c'è una difficoltà con queste zanzare.
No. Ma è stata veramente una morte molto stupida. Ho ancora due vite. Non ho lance. Oh, che palle, non ho lance. Scusate, adesso vedo di recuperare un po' questa mia... Comunque il cuore che ho preso poco fa mi ha dato solo mezzo cuore, no? Un cuore intero. Così un po' la Zelda, diciamo. Queste lance le voglio. Ok, adesso basta, eh. Ci concentriamo bene e vediamo di... superare questo punto, perché non, mi sa che non possiamo fare altro che proseguire dal di qua. Sento. Niente, non ho capito qual è il tempo per... oh! No, ma... scusate, ogni tanto mi faccio prendere dalla rabbia. Sono cose veramente, sono morti veramente stupide queste. Potrò benissimo evitare. Perché mi intestardisco ad affrontare questi mostri. Vediamo di dare un senso a questo episodio, se no, visto che gli ultimi sono stati anche abbastanza privi di senso. Ok, allora. Niente, io non riesco a beccare il timing giusto. Allora, questo è semplice da uccidere, perché basta colpirlo in basso, perché lui spara quel suo cosino, quel suo cetriolo in basso. Ok, basta stare lì. Okay. Questa parte con gli impiccati, con gli appesi l'avevo già affrontata. Ah, è vero, qui c'era un... No. Ti è. Basta, abbiamo le tre lance, usiamole. Cos'era lì? Penso una vita, penso un pollo, insomma, del cibo, perché mi ha ripristinato i cuori. Forse custodisce qualcosa. Vediamo. Perché potrò anche scendere. Sta parte sugli alberi un po' labirintica. Fortuna i pipistrelli sono facili da battere. Ok, salto della fede? No, non credo ci sia nulla qua. Boh, chi lo sa? Chi lo sa? Non mi fido però. Non mi fido. Vabbè, ciao, ecco. Proviamo a scendere. Oh, che è? Oh, raga. Piano. Allora, qui probabilmente si prosegue dall'altra parte, proviamo ad andare avanti. Oh, un venditore e un checkpoint che io adesso accenderò. Quanto abbiamo? 9 minuti ancora. Qua non vende vite questo qui, ma vende un po' di lance che adesso comprerò. Comprerò anche una zuppa. E ancora qualche minutino proverò ad andare avanti. Ovviamente saltare sti cosi controcorrente non è il massimo. Signore, fa di averle le asce. Questo è un blocco, no? Niente.
non custodiva nulla. Madonna mia, inizia a essere un po', mettere un po' in crisi questo gioco, non è più così facile come sembrava prima. Qui c'è qualcosa che non mi trova adesso più. Ecco, vedi, sapevo. Ecco, maledetto! Fa tornare giù tutto. No. Arrivo, ancora qualche minutino. Anzi, in teoria dovrei finire l'episodio prima. Voglio almeno arrivare sulla propria piattaforma. E recuperare anche Ecco, che è caduto. Sento odore, scusate, sento odore di boss qui. Facciamo una cosa, io adesso interrompo l'episodio sul più bello, questo cliffhanger. Dovete vedere cosa c'è in quest'area che si sta aprendo, lo scopriremo nel prossimo episodio. Vi può andare? Ok, proviamo a fare così. Vi saluto e state in campana per il prossimo episodio. Vedremo che cosa ci attende in questo bello spiazzo largo. Ciao!